Buonasera Scopiadores, oggi vi porto una delle mod più richieste al momento. Parto con il ringraziare tutta la Family VM perché mi è stato regalato da questo gruppo di Vapersmooth Club, la Family, alla Fiera di Verona. Quindi io sono rimasto senza parole. Per chi non ha seguito la vicenda, andatela a vedere nel nostro video inerente alla Fiera di Verona, dove dice e spiego quello che è accaduto. Comunque io ringrazio tutto il gruppo, che è un gruppo fantastico, e mi ha donato uno dei tubi, anzi, la mod che io preferisco. E di questo io sarò sempre grato alla Family per avermelo regalato. Detto questo, parto con il tubo, perché qua abbiamo un altro componente che va a completare il totem, però lo andiamo a vedere dopo. La scatola si presenta così: totem con la scritta totem rossa, l'engraving VM classico, rosso anche quello, e da questa parte Luxury Edition, perché ricordiamo che le mod in palladio sono delle Luxury Edition. Scatola classica stile VM, troviamo il timbro Original Production. La firma del modder Gianluca Cesati. All'interno troviamo come il Gany V2 gli O-ring con gli adesivi per la sleeve. Troviamo il classico certificato di autenticità del totem con la firma del modder. E di qua le classiche avvertenze che ho già detto nei vari video di VM. Poi vi metterò qua sopra il video del Gany V2, che è il video dove spiego cosa servono gli adesivi, cosa servono con gli O-ring e tutto. Non lo sto a ridire in questo video. Qua, classico manuale di istruzione e uso. Ricordatevi che è da leggere anche per vedere come si fa ad usufruire della garanzia della mod. Il classico pannetto del totem, in questo caso con la scritta rossa perché è una Luxury Edition. Troviamo, essendo una serie dedicata ai nativi americani, non può mancare, adesso non riesco a prenderla, ok, non può mancare la nostra piuma. La piuma c'è soltanto nei tubi inerenti ai nativi americani, quindi il totem è uno di questi. Aprendo, troviamo subito il totem in palladio bianco e questo pin. Questo è il pin delle 2700. Anche qui lo spiego molto bene nel Gany V2, quindi vi indirizzo al video. Comunque è molto semplice, praticamente prendendo il tubo, tiriamo via il tasto, cosa succede? Questo è il classico tasto nuovo che troviamo a partire dal Gany V2, è stato inserito nel totem, quindi già troviamo una novità inserita in una Luxury. Ricordo, il totem in palladio nero non aveva questo tasto dal Gany V2 in poi. In questo caso solo Gany V2, Cianupa e totem in palladio bianco. Molto semplicemente, questo è il pin delle 18650. Il modder prima si comprava a parte con il Gany, nel totem palladio bianco lo troviamo all'interno, quindi possiamo anche utilizzarlo per il Gany V2, non è un problema perché il tasto è uguale. Cosa succede? Semplicemente bisogna andare a avvitare il pin all'interno della tazza centrale. Così abbiamo la possibilità di utilizzare il totem in palla di bianco con le 2700 tirando via la sleeve. Di qua troviamo L032, che è il mio seriale. E questo, ragazzi, è il totem in palladio bianco. Secondo me è una mod stratosferica, veramente stratosferica. Stupenda. Elegante e molto molto performante.
Ricordo che il totem si può usare con atomo da 22, da 24, da 25, in base a come si gira la ghiera. Quindi abbiamo il classico totem, abbiamo mantenuto il discorso della ghiera, che si può utilizzare su tre atomizzatori differenti. La cosa che cambia nel totem in palladio bianco sono le engraving VM, che in quello in ottone non c'è e neanche in quello in palladio nero, come anche il rame e l'alluminio. Troviamo il totem leggermente più alto qua sotto, proprio perché va a ospitare il nuovo tasto, quindi è un totem un pelo più lungo. Adesso li mettiamo a paragone, vi faccio vedere che è veramente poco. Abbiamo sempre il solito discorso dell'O-ring con il tasto a espulsione classico dei tubi VM. Troviamo una sleeve molto più morbida nell'entrare e nell'uscire. Questo perché? Perché è stato fatto? Perché la vecchia sleeve ogni tanto, se non veniva tirata via, non veniva pulita un pochettino, poteva incastrarsi o poteva indurirsi all'interno. Facendo così non abbiamo questo tipo di problema e quindi siamo andati a eliminare anche quel problema lì. Abbiamo gli adesivi, che gli adesivi praticamente fanno da spessore, quindi ogni tanto andateli a cambiare. Dentro il tubo è fatto perfetto, fuori il tubo è perfetto. Devo dire che Gianluca Cesati, come sempre, consegna mod perfette. Io veramente pochissime volte ho visto consegnare le mod perfette al 100%, soprattutto di questo prestigio. Palladiatura fatta da Dio, veramente fatta bene. Io lo sto usando da parecchio e non ha un segno che sia uno. Veramente uno spettacolo, veramente un gioiellino. Adesso prendo il totem in ottone e li mettiamo a paragone. Questa è l'altezza dei due totem con il nuovo tasto, con il vecchio tasto. Vedete che la differenza è proprio pochissimo, sarà un centimetro a non dir tanto. È veramente, veramente poco. Questo però aiuta anche nella presa, perché avendo un tubo un pelo più grande con una base sotto più alta, aiuta, devo dire, la presa viene più comoda. Se lasciate perdere il mio totem in brass, che ormai è ossidato, ma rimane sempre nella collezione, quindi rimettiamo nella scatola il totem in brass e vi faccio vedere un'altra cosa. Cosa c'è dentro questo sacchettino? Dentro questo sacchettino c'è un componente che va a completare il tubo totem in versione nera e in versione palladio bianco. Cos'è? Questo è il voali. È una campana, o sleeve come vogliamo chiamarla, di Vapersmooth in palladio bianco, che va a completare il totem. Diventa la parte superiore ed è l'aquila. Questo è il becco dell'aquila, gli occhi dell'aquila e le piume dell'aquila. All'interno il logo Vapersmooth. All'interno troviamo queste riprese. Perché ci sono le riprese? Perché questa campana va a eliminare la linea del colore del lato. In che senso? Va a coprire interamente lato. Quindi, ragazzi, non abbiamo più il problema di combinare l'atomizzatore con la mod, perché se noi compriamo il Wally, lo mettiamo su un goon nero, questo andrà a coprire il nero, quindi troviamo una mod completamente in palladio bianco. E questa è una genialata. Oltre a essere bello, oltre a essere comodo da tirare via, perché qua è, possiamo dire, concavo, quindi la presa è migliore, perché non è liscia che ti può scappare, è una piccolezza questa, però viene più comodo anche a sfilarlo. In collaborazione con AED Mods, Arts and Craft, lasciate perdere il mio inglese che è pazzesco, viene fornito con un O-ring di ricambio e un drip tip rosso,
Questo drip tip rosso ha un colore molto particolare, se non erro dovrebbe essere un colore rosso corallo, molto bello, di Enderlin, se non erro. Consiglio, quando lo mettete, non di inserirlo semplicemente così, potete fare anche così, però io consiglio di girarlo all'interno in modo che vadi a pacco precisamente e non faccia nessun tipo di difetto. Tutto ben asciugato, lo inserite e girate. Così viene il Wally assemblato. Veramente, veramente uno spettacolo. Andiamo a assemblare il nostro totem in palladio bianco. Andiamo a svitare il tasto. All'interno c'è lo sleeve, che vi ricordo che serve a non far sì che le batterie sbucciate vadano a fare contatto con il corpo del tubo. Prendiamo il gun, io uso sempre uno sponge box per le mod Luxury, scusate, andiamo a tirare via il cap e il drip tip del gun e andiamo a inserire il nostro Wally. Come vedete, abbiamo tirato via la linea del gun, viene praticamente un corpo unico e questo è il totem tutto assemblato con il cap Wally. E il totem è completo con la sua aquila. Questo tubo ha una reattività pazzesca, pazzesca. Niente ragazzi, andiamo a farci due svapate e vi dico la mia su questo fantastico oggetto. A tra poco. Abbiamo visto il totem in palladio bianco di Vapor Smooth. Una Luxury Edition fatta soltanto in 150 esemplari nel mondo. Il totem in palladio bianco era possibile prenderlo alla Fiera di Verona e c'era un macello di gente allo stand di Vapor Smooth esclusivamente per questo gioiellino e li posso capire tutti perché effettivamente è un gioiello top quality made in Italy. Io sono onesto e sincero, nel mio canale di Scoppiatore Svapo ho sempre detto che il nostro punto forte è la sincerità, quindi sono stato talmente sincero che vi ho detto che questo tubo mi è stato regalato alla Fiera di Verona grazie al gruppo Vapor Smooth Club. Questo ci tengo a precisarlo perché è giusto che voi sappiate che io non ho acquistato questa mod. Detto questo, ringrazio tutta la family un'altra volta, grazie mille. Siete, a parer mio, delle persone fantastiche. Detto questo, concentriamoci sul tubo. Il tubo a me piace tantissimo. La palladiatura è fatta veramente bene. Una palladiatura così io non la ritrovo in altri dispositivi, altri tubi, altri cap. Il cap è palladiato da Dio, il tubo è palladiato da Dio, i tasti sono palladiati da Dio. Veramente si vede che Gianluca Cesati, Vapor Smooth, dà questo tipo di palladiature, questo tipo di lavorazioni a un'azienda che veramente ne sa. Perché qua dietro ci può essere soltanto un lavoro di un'azienda che palladia veramente di tutto. Non soltanto le cose di svapo o non soltanto per palladiarle come i classici gioiellieri. Qua dietro secondo me c'è un'azienda molto molto grossa che fa questo tipo di palladiature perché ragazzi veramente è una palladiatura fatta da Dio. Cosa vuol dire fatta da Dio? Vuol dire che non si rovina subito, che non soprattutto nel cap vi rimangono in bocca o sulle labbra la palladiatura. Molti cap lasciano sulle labbra la palladiatura, questo non lo lascia. Questo è un cap molto resistente. Anche all'interno che viene più stressato il materiale, non cede la palladiatura. E questo è un ottimo segno, quindi automaticamente è un ottimo lavoro. Allora, il cap vi viene fornito con il drip tip di AED Mod. Secondo me è un drip tip molto bello, rosso,
È stata una decisione, penso, del mod e quindi va presa così tale. A me piace un sacco, sia come tiro, sia come sta esteticamente sul tubo, ve lo faccio rivedere. Sta veramente, veramente bene. È la prima volta che io vedo un cap che va a tirare via completamente l'estetica all'atomizzatore. Quindi non so, ditemi voi nel caso qua sotto nei commenti se esistono altri cap del genere, ma che io sappia è la prima volta che vedo un cap così, sarà. Però non mi sembra di conoscerne altri che hanno tirato via lo scalino dell'atomizzatore. Può essere che mi sbagli. A livello aromatico è un cap molto aromatico. Ovviamente, come tutti i cap, si devono utilizzare dei metodi per non farlo, esempio, fischiare. Il primo è mettere l'aria a 30 gradi, in modo che l'aria, quando uno va a aspirare, spinge sul cotone, quindi spinge sul liquido e lo fa penetrare all'interno della coil, in modo da evitare, uno, il fischio e due, la bruciatura del cotone centrale. Poi le coil vanno alzate leggermente, non tantissimo. Bisogna sapere determinate cose, comunque sia anche su un cap, non è che si cambia un cap e deve andare bene per forza. No, il cap comunque sia un attrezzo che va saputo utilizzare tramite comunque anche una gestione di coil, altezza e inclinazione. Detto questo, a me il cap non ha dato nessunissimo di problema, né di, diciamo, di fuoriuscita del liquido. I gommini tengono del Gunna 1.5, in questo caso tengono da Dio nel cap, fanno un'aderenza fantastica. Il drip tip è anche abbastanza duro da tirare via, vedete che riesco a spostare la mod se tiro il tip, non esageriamo perché se mi cade è un problema. Quindi il cap secondo me è fatto da Dio. Il cap vi viene dato al costo di 80 euro più 6 euro di spedizione. E ragazzi, secondo me il prezzo è anche giustificato. Posso capire che magari 80 euro sono tanti, perché uno può dire, con 80 euro mi compro un atomizzatore. È vero, però il discorso è questo. Con 80 euro noi abbiamo una mod completa, abbiamo una palladiatura che secondo me, parer mio personale, possiamo dire tranquillamente che almeno un 40 euro, 50 euro sopra di palladiatura di questo cap ci sono. E quindi io giustifico il prezzo in questa maniera qua. È una mia personale opinione, quindi ripeto anche qui, può essere che mi sbagli, ma non penso. Detto questo, abbiamo un totem V2, quindi come il Gunna V2 ha all'interno il nuovo tasto. Il nuovo tasto in un totem, secondo me, è una cosa fantastica, perché abbiamo una palladiatura che aumenta la conduttività. Questo tasto che aumenta la conduttività e vi ricordo che non crea archi voltaici o perlomeno li cerca di eliminare a zero. Quindi avendo questo nuovo tasto in questo nuovo totem, in questa Luxury Edition, dà un'attività a questo tubo che è favolosa. Adesso tanto mi svapo la vid life e vi faccio vedere questa reattività. Le mie coil non sono neanche coil tanto reattive, infatti sono fatte a spire separate, però guardate. Tempo che schiacci, lui parte. È una reattività mostruosa, infatti io la prima volta che lo provai alla Fiera di Verona, grazie a delle persone che l'avevano acquistato al primo tiro, ho detto spettacolare. Spettacolare. Ha aumentato la prestazione del Gunna V2. Perché? Perché è semplicemente palladiato, quindi è più veloce la reattività e si sente, ragazzi, si sente. Guardate il vapore che fa il Wally con un gun semplice e il totem. Mostruoso. Mostruoso, ragazzi.
Abbiamo la possibilità di utilizzare Atom da 22, 24 e 25, questo lo ricordo perché comunque non tutte le mod sul mercato fanno questo tipo di lavoro. Abbiamo la sleeve molto importante che serve onde evitare che noi inseriamo la batteria sbucciata di fare il corto. Praticamente isola completamente la batteria, abbiamo il tasto a espulsione che fa cadere la batteria in caso succedesse qualsiasi tipo di inconveniente. Quindi abbiamo una mod sicura, palla dieta da Dio, una Luxury Edition, 150 pezzi nel mondo, fantastica. Non so che altro aggiungere, ragazzi. Posso solo dire che, come sempre, Gianluca Cesati porta delle novità. Come sempre, io aspetto a fare le recensioni perché ormai ho imparato a conoscere il mod. So che uscita una mod, esce qualche altro componente inerente alla mod. A volte mi sbaglio, a volte no. Nel Gunny V2 ci avevo azzeccato. Perché? Perché dopo uscita la mod del Gunny V2 è uscito il pin delle 2700. Quindi chi ha comprato il Gunny V2 ha scoperto poi che era utilizzabile con le 2700 grazie a questo pin. Qua nel Totem Palladio Bianco io ho aspettato. Perché volevo vedere se effettivamente era completato così e infatti ho fatto bene ad aspettare perché così è uscito il Wally. Il Wally, che è l'aquila, non so se lo pronuncio bene ma penso di sì, è andato a completare il totem in palladio bianco e io ho semplicemente aspettato per vedere se effettivamente era completo o no. E anche questa volta il pole ci ha azzeccato perché il totem adesso è completo. Quindi adesso si poteva portare sul canale. Ragazzi, io come sempre a VaporSmooth non ho parole per descriverlo, secondo me è un'azienda che lavora da Dio, fa dei tubi che come vengono consegnati pochi, pochi nel mondo, forse lo riescono a paragonare, ma per ora me ne vengono in mente solo uno, ma non ha neanche a che vedere con VM, secondo me, che VM è sempre un passo avanti. E niente, quindi azienda sempre al top, sempre con delle novità e Gianluca Cesati so che ne spornerà altre, perché dalla sua mente non si sa mai cosa può uscire. Quindi ragazzi, vi ricordo di seguire anche il gruppo di VaporSmooth Club, vi metterò il link in descrizione qua sotto su altro. Seguite noi di Scoppiatore Svapo su Scoppiatore Svapo Club nel canale YouTube, mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate il video, condividetelo con tutto il mondo. E sulla pagina di Scoppiatore Svapo su Facebook, nel gruppo di Facebook ovviamente, e a Instagram, Scoppiatore Svapo. Niente, io vi mando un bacio come sempre. Vi auguro una buona giornata, una buona serata e vi saluta anche il mio socio Lauro. Ci vediamo alla prossima. Ah, vabbè, ovviamente io al tubo gli do 10. Cioè, non c'è un voto per dare questo, quindi non serve il voto, non l'ho dato per quello. Però nel caso scala 1 a 10, 10. Pace. Un abbraccio a tutti. Fate i bravi.